è legato appunto alle molte di pietà, al problema dell'usura nel Medioevo, nell'età moderna, e il sorgere di una risposta a questo grande problema che era l'usura, rappresentato dai monti di pietà. I monti di pietà sono una gloria italiana, ma in particolare marchigiana. Questo è interessante, lo vedremo fra poco. Prima di arrivare, per arrivare al tema dei monti di pietà, occorre però fare delle premesse. La prima premessa è la più generale, la più ampia possibile, ovvero è chiarire come il tema dell'usura non è un tema semplicemente storico, cioè senz'altro riguarda la storia, vedremo a partire da quando, ma è un tema che ha un'enorme attualità, diciamo che ha un'attualità come pochissimi altri. Capire l'usura nel Medioevo e la lotta compiuta dai popoli cristiani contro l'usura è anche capire, almeno avere le premesse per poter capire la gravità di una società in qualunque epoca, quindi anche oggi, soprattutto oggi, che in qualche modo, magari senza più accorgersene con chiarezza, finisce sotto la leva, la pressione di strutture di usura che sono ancora più vaste e più potenti di quelle che colpivano il Medioevo. E questo apre a problemi che poi toccherà il dottor Sergio Basile, cioè il problema del signoraggio monetario, il problema dell'utilizzo della moneta da parte delle banche private per opprimere sostanzialmente i popoli e controllarli totalmente. Quindi io parlerò dell'usura nel Medioevo, della risposta ai monti di pietà, ma l'obiettivo di fondo è anche illuminare il presente, avere qualche categoria per capire oggi cosa è possibile fare o cosa no. Partiamo con alcune rapide osservazioni. L'usura è sempre esistita, esiste da quando c'è la moneta, è esistita in epoca, per esempio, classica, pagana, c'era in Grecia, c'era a Roma, e era anzi il problema ben noto e detestato da molti grandi intellettuali e filosofi. Per esempio abbiamo parole molto dure contro l'usura in Platone, nelle Leggi, che è il suo dialogo più ampio come dimensioni, ed è uno dei più importanti, ma abbiamo soprattutto dei luoghi fondamentali in Aristotele, il primo libro della Politica, testo decisivo per la filosofia della politica di ogni tempo, dove Aristotele si scaglia contro l'usura, ma non solo attacca l'usura, è anche il primo grande filosofo che intuisce diciamo il segreto dell'usura, intuisce perché l'usura ha qualcosa che intrinsecamente potremmo dire perverso. E definiamo subito tanto il concetto, perché stiamo usando questa parola, è giusto definirla, quella che già Aristotele definisce così, è in sostanza il prestito di denaro dato da chiunque, privati, istituzioni, a terzi, a scopo di lucro, cioè onde lucrare un guadagno da questo prestito. Quindi si presta il denaro a chi lo richiede, si lascia trascorrere una unità di tempo, può essere il mese o l'anno, e al termine di questa unità di tempo c'è un contratto che prevede la restituzione di quanto prestato più un interesse lucrativo, un interesse che rappresenta il lucro del prestatore di denaro. Ora, la cosa interessante è che con l'avvento del cristianesimo l'usura viene condannata con un vigore e una forza molto maggiore di quella con cui era stata condannata in età classica. Ho citato Platone e Aristotele, ma non è nulla la loro condanna rispetto a quella che fanno i padri della Chiesa. I padri della Chiesa, sia greci che latini, hanno parole di fuoco contro l'usura, troni di fuoco contro l'usura. E l'usura va capita quasi, direi, metafisicamente, in un certo senso. Alla fine della nostra presentazione vi leggerò una poesia famosissima e bellissima di Ezra Pound, che in un certo senso fa capire poeticamente perché l'usura è un problema. L'usura è nemica della vita, è nemica della famiglia, è nemica del matrimonio, è nemica del lavoro, è nemica della società, è nemica della pace. È una sorta di cancro, di pestilenza, di malattia, di veleno, che lentamente isterilisce qualunque società abbia permesso all'usura stessa di penetrare in essa. Quindi bisogna capire che sia i classici, Platone e Aristotele, sia i padri della Chiesa, tanto più gli uomini del Medioevo, hanno uno sguardo lucidissimo e giustamente feroce
astro contro l'usura. L'usura non è una cosa fra altre, ma è la forza fondamentale che spegne la vita, è nemica della vita in ogni sua manifestazione. I padri, dunque, dicevo, la condannano con le parole più ferme. E al cristiano è fatto divieto un modo fermissimo di prestare l'usura. Era considerato un peccato gravissimo, un peccato molto grave. E tutti i popoli constatavano appunto le rovine, la distruzione che portava l'usura dentro un paese, dentro una città, ovunque penetrasse. Essendo vietata nel modo più fermo ai cristiani, sotto pena di peccato mortale, era materia grave, era impensabile che un cristiano prestasse l'usura. Ma attenzione, ci furono sempre anche nel mondo cristiano dei cristiani che prestavano usura, dei battezzati che per sete di guadagno comunque facevano usurare. Questo non va dimenticato. È un mito che solo gli ebrei prestassero usura nel Medioevo. Erano la parte preponderante, ma anche moltissimi cristiani a volte in alcune città rivaleggiavano con gli ebrei nell'aprire piccoli banchi di usura. La differenza qual era? Che la cosa frenava, ostacolava l'usura, il timore di peccare. Quindi era il timore di Dio, il timore della durissima condanna che la Chiesa lanciava su chi appunto faceva l'usuraio. Ma persone con poca fede prestavano usura, quindi ci sono stati anche molti casi di usurai cristiani. Però nel Medioevo compare questa, diciamo, novità, in un certo senso, la larga maggioranza, in un mondo ormai completamente convertito al cristianesimo, l'unica componente, come dire, socialmente presente che non è battezzata è rappresentata dalla comunità ebraica in tutta Europa. Quindi c'è i cristiani e le minoranze ebraiche che di fatto si impadroniscono praticamente del prestito usura, del prestito usuraio. In modo così radicale e diffuso che dire, come dire, ebreo e usuraio ebreo diventano una sorta di sinonimo, insomma l'ebreo è associato in sostanza all'usuraio, anche se questo chiaramente è un'esagerazione, perché c'erano moltissimi ebrei che non erano per loro usuraio, erano mille altri piccoli mestieri di ogni tipo. Però è vero che gli usurai al 90% erano ebrei. L'ebreo perché poteva stare usura? Perché appunto, non essendo battezzato, non si curava senz'altro delle minacce che la Chiesa lanciava verso chi prestava usura. E perché l'usura è male? A questo punto cerchiamo di chiarirlo brevemente. Poi il passo successivo, ve lo anticipo, è proprio affrontare il monte di pietà, i monti di pietà, e in particolare quello di Ascoli, che è il primo monte di pietà della storia europea praticamente. Perché l'usura era considerata un peccato gravissimo. E attenzione, non solo un peccato gravissimo, ma un peccato, come dire, in assoluto fra i più gravi, perché era considerato un peccato contro natura. Era un peccato contro natura, era equiparato a qualunque atto contro natura. Quindi l'usura rovescia l'ordine naturale della moneta, perché l'usura ha a che fare con la moneta. E attenzione, nel Medioevo il concetto di contronaturalità è molto forte, perché diciamo essenzialmente il Medioevo per motivi metafisici, il Medioevo ha un'essenza sul piano metafisico che si può così configurare, è la piena accettazione del grande legato greco, la grande eredità greca, cioè la metafisica platonico-aristotelica della sostanza, dell'ente come sostanza che ha una natura. Gli enti sono una realtà che ha appunto una natura. Tutte le cose hanno una natura. Natura vuol dire essenza, forma intelligibile, struttura profonda che fa essere una cosa ciò che essa deve essere. Ogni ente ha una forma essenziale, ha una sua essenza. E l'uomo medievale, che è un realista, essenzialmente rispetto ai moderni, da Galileo e Cartesio un po', dove si ha l'avvento di una filosofia antimetafisica, nemica del concetto di forma intelligibile, di sostanza, ma fino almeno a Occam escluso, per l'uomo medievale, l'ente, la realtà, tutto ciò che è sostanza. E se è sostanza, ha una forma, un'essenza, che Dio stesso, per così dire, ha voluto. Quindi andare contro questa forma, contro questa essenza, è andare contro la natura che Dio ha voluto dare alle cose. Ecco perché il peccato contro natura, in questo caso l'usura, è un peccato più grave di altri, perché rovescia l'essenza
dell'ordine creaturale. Rovescia, ferisce, offende la natura stessa, quale Dio l'ha creata, o la vuole, l'ha creata, o la vuole. In questo caso la moneta non è creata direttamente da Dio come causa prima, ma è creata nel senso che il suo significato, il suo ruolo, rientra nell'ordine sociale che da Dio appunto è posto. E perché il prestito finalizzato a lucrare interessi è contro natura ed è gravissima colpa. Il cammino è lungo per spiegarlo, ma noi lo facciamo andando subito al bersaglio grosso, cioè citando uno dei più importanti testi dell'intera tradizione occidentale, ovvero la Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino. La Summa Teologia, voi sapete che affronta svariate migliaia, sono quasi 3.000 questioni, e affronta per sviluppare queste questioni 10.000 obiezioni. È il testo più articolato e più complesso dell'intera tradizione occidentale. E c'è una questione, forse una delle più lunghe in assoluto, una delle più complesse, che è la questione 78 della seconda pars seconda della Summa. Seconda, questo 78, articoli 1-4, questo è il luogo in cui è trattata l'usura. Sono una decina di pagine, ma per chi conosce San Tommaso, sono le pagine di San Tommaso, pagine di una densità concettuale praticamente senza eguali. Quindi sono pagine molto, molto dense. Qui San Tommaso spiega perfettamente perché l'usura è peccato gravissimo. La moneta, spiega San Tommaso, è, lo semplifico molto, vado all'essenziale, è una misura. Misura il valore dei beni e la sua essenza o natura è quella di permettere lo scambio fra beni diversi. È una sorta di strumento di misura, come un metro o un chilo, non è altro. Siccome il suo compito è misurare, il suo uso si risolve in questo: quando la persona che ha del denaro lo spende, il denaro stesso viene qualificato fra i beni, nel linguaggio tomista, sterili. È un bene sterile. Cosa vuol dire? Che è un bene il cui uso si conclude con la consumazione, con la nientificazione dell'oggetto. Il denaro lo uso spendendolo, ma nello spenderlo cessa di essere qualcosa che io possiedo. Ciò lo differenzia dai beni, perché esistono due tipi di beni sul piano economico, secondo il tomismo e tutto il pensiero medievale. Il bene sterile, sterile il bene che si dissolve con l'uso. Un pezzo di pane è un bene, ma è sterile in quanto nel mangiarlo lo dissolve, non c'è più. Gli altri beni, come un campo, un frutteto, una vigna, un orto, uno strumento di lavoro, invece sono fruttiferi. Sono fruttiferi perché? Perché il bene, per esempio un campo, un frutteto, io lo uso, ma nell'usarlo non si dissolve. Anzi, nell'usarlo dà un usufrutto, dà un frutto. Allora, spiega San Tommaso, con la potenza sintetica spaventosa che lo contraddistingue, cosa, come voi sapete, Papa Leone XIII ha detto, ogni questione disputata di San Tommaso è un miracolo. E non è una battuta, non è un modo di dire, è un miracolo di lucidità, di ordine, di profondità, di chiarezza, di essenzialità, di vigore, di lucidità. Veramente, in senso formale, bisogna dire, è un miracolo, è qualcosa di insuperabile. Ebbene, San Tommaso, col suo genio, con la sua presa d'acciaio sui problemi, come se con una mano d'acciaio afferrasse il problema e lo sbriciolasse, riducendo la sua essenza, spiega che mentre posso chiedere, cioè è legittimo avere un usufrutto laddove presto un bene che è fruttifero, ad esempio affitto una casa e ho una pigione, che è corretto avere perché il bene non si dissolve con l'uso, mi rimane. Quindi in qualche modo chi lo usufruisce ne trae un guadagno, per esempio ha un'attività civile e non dissolve il bene mentre lo usa. Ma se io presto il denaro, essendo il denaro sterile, perché come lo uso sparisce, cessa di esistere, non ha senso chiedere un lucro, lucrare su questo denaro. Perché non ha senso? Perché sarebbe come venderlo due volte, dice San Tommaso, o come vendere un bene che non esiste. Non ha senso che il denaro generi un lucro, un guadagno per colui che appunto lo presta. Il guadagno può provenire solo dal lavoro
dell'uomo o dalla natura, laddove essa è per sua stessa struttura feconda, ma non può provenire dal denaro, perché è assurdo pensare che una struttura, qualcosa che serve a misurare, produca un guadagno, un chilo possibile. Ma San Tommaso, concludo, fa anche notare come, però, se è illecito lucrare, ovvero avere un guadagno smodato, sproporzionato, che è finalizzato al mero arricchimento di quello che ha prestato il denaro, può essere legittimo ricevere un indennizzo, purché modesto e proporzionato, per il fatto che comunque ho prestato. C'è tutto il tema del rischio, chi presta comunque rischia, si priva comunque di una possibilità che ha fino a che possiede il denaro che presta. Insomma, fa capire che un indennizzo, che non deve essere un lucro, ha una natura diversa, che colui che riceve il prestito dà a colui che lo dà, è legittimo a certe condizioni. Qui c'è una distinzione, è vietato un lucro, ma non è di per sé immorale che chi riceve, quasi per riconoscenza, dia un piccolo segno e un piccolo indennizzo a colui che ha prestato. Su questa distinzione si gioca tutto, perché c'è una storia che vado adesso rapidamente a concludere. Il concilio di Vienne, una città francese vicino a Lione, nel 1311, definisce eretico formalmente chi nega che l'usura sia un peccato. Questo è interessante. Cioè, negare che l'usura sia un peccato grave è addirittura denunciato come atto eretico. E la storia procede, ci sono grosse dispute, soprattutto fra domenicani e francescani, nel corso dell'età moderna, fino a giungere all'ultimo atto formale molto solenne della Chiesa con Benedetto XIV, che nel 1745 pubblica una enciclica Vix Pervenit, che è dedicata all'usura, al prestito lucrativo, dove riprende la questio 78 di San Tommaso e ribadisce che è vietato prestare per lucrare, ma è legittimo un indennizzo che vada a, diciamo, a pagare il costo di chi ha prestato, ipotizziamo la banca che presta il denaro, dei costi per custodirlo, per prestarlo, per pagare gli addetti, gli impiegati, e quindi è legittimo un interesse, diciamo così, molto modesto, che nel Medioevo si stimava oscillare tra il 2% e il 5%. Quindi l'ordine della legittimità era dal 2 al 5%. Ma il problema è che gli usurai chiedevano nel Medioevo interessi molto pesanti, dal 20 al 30%, in alcuni casi anche di più, e questo era ciò che appunto li qualificava come usurai. Tra l'altro, se entriamo nel dettaglio, scopriamo che certi mutui a tasso fisso sono tranquillamente in questo ordine di grandezza. Attenzione, i tassi bancari sono, spesso, sono un esperto, ma comunque penso di non sbagliare dicendo che non raramente in certi momenti possono arrivare anche al 20, anche oltre il 20%. Quindi sarebbero tassi usurai rispetto al Medioevo. C'è una differenza però fatale, che nel Medioevo almeno il denaro era vero, cioè era oro, argento, e non era prodotto in base alla riserva frazionaria, moltiplicando artificialmente, digitalmente le cifre, per cui una banca presta denaro che è 9, 10, a volte 18 volte più grande e creato dal nulla rispetto al denaro che effettivamente con il lavoro le persone portano alla banca stessa. Quindi oggi l'inganno è ancora più grave, l'inganno è totale, assoluto. E come disse un economista importante, dire che non si possono fare le cose perché manca il denaro a uno Stato moderno basato sulla carta moneta è come dire che non si possono fare le strade perché mancano i chilometri. Cioè è assurdo, è semplicemente assurdo. È un grande inganno che serve a tenere soggiogati i popoli, perché le banche hanno un grande bisogno, e vi avviso, ricordatelo sempre, che le persone comuni, le persone semplici, cioè tutti noi, pensano che il denaro è una cosa scarsa, che il denaro è raro, che il denaro costa e che il denaro, giustamente, tu quando lo hai devi chiedere un ginocchio e restituirlo con interessi clamorosi, come se il banchiere l'avesse tirato fuori dal suo sudore, dalla sua fatica, ma non è così. Comunque adesso abbiamo il quadro generale, siamo pronti a buttarci rapidamente sul monte di pietà. Io mi baso su un testo veramente di grande qualità, che vi mostro, del sacerdote Giuseppe Fabiani di Ascoli, che nel 1938 ha pubblicato Gli ebrei e il monte di pietà in Ascoli. Questo testo, che è stato recentemente ripubblicato dopo molti anni, è un testo
fondamentale perché affronta il tema del primo Monte di Pietà nella storia. Monte di Pietà di Ascoli è di fatto il primo, non ci sono più dubbi sul fatto. Fu discusso a lungo se il primo era Perugia, Orvieto o Ascoli, proprio dopo lo studio di Fabiani, che ha trovato un'antichissima pergamena che testimoniava l'inizio del Monte di Pietà di Ascoli, si è certi che nel 1458 nasce questo Monte di Pietà. Ora, il Monte di Pietà, se ci pensate, nasce piuttosto tardi, 1458, è a metà del XV secolo. E perché nasce in quest'epoca il Monte di Pietà e non prima? C'è dei motivi abbastanza interessanti. E io ve li sintetizzo molto rapidamente. Spero di star parlando in modo non troppo veloce, ma comprensibile e chiaro, ditemi voi. Alla fine facciamo una rapidissima ricapitolazione. Perché a metà, 400? Perché, contrariamente a quello che pensa l'uomo comune, che un po' tutti noi siamo, abituati dalla tradizione soprattutto idealista, gentiliana, a pensare che il Rinascimento è questa splendida Rinascimento, dove rinasce qualcosa di bellissimo, l'età classica che il cristianesimo aveva soffocato, il Rinascimento è non tanto come fase artistica, ma come momento sociale, storico, è tutto perché quella cosa meravigliosa che noi pensiamo. Per età di grandissimo degrado sociale e morale, si sente nel dettaglio su testi importanti che poi vi cito, per età di crisi spaventosa, sul piano spirituale, culturale. Siamo reduci dalla cattività avignonese, dal grande scisma d'Occidente, che finisce inizio 400, e d'arrivo, dopo l'eresia di Wycliffe e di Johann Hus, sta per arrivare Lutero col protestantesimo. E attenzione, che proprio il protestantesimo con Calvino per primo dirà che l'usura è legittima. È uno dei segreti del protestantesimo, la liceità dell'usura, che, guarda caso, il mondo protestante praticherà e di cui diventerà maestro. L'Inghilterra dominerà il mondo con l'usura, il mondo anglosassone domina il mondo con l'usura. E, guarda caso, Calvino è il primo a teorizzare la liceità assoluta dell'usura, con un argomento particolare. Ma tornando al 400, perché vedi comparire questi monti? Perché è età di crisi è drammatica a ogni livello e anche in età alcune, nel 400 ormai tutti i paesi europei hanno già cacciato gli ebrei, li ha cacciati in Inghilterra, rientreranno solo nel 1648 in Inghilterra, 49, dopo secoli di assenza, li ha cacciati la Francia, li ha cacciati il Portogallo, infine proprio nel corso del 400, a fine 400, con Isabella di Castiglia, li caccia anche la Spagna. Perché gli ebrei sono stati cacciati da praticamente tutti i paesi europei? Gli ebrei sefarditi, soprattutto, sono chiamati, no? Da Sefara, Spagna. Dai paesi europei sono rifluiti in Spagna, dalla Spagna rifluiscono soprattutto in Italia, in particolare in centro Italia, la Toscana in modo eminente, eminentissimo, ma poi lo Stato Pontificio, che addirittura raccoglie le più grandi comunità ebraiche. L'Italia ha accolto praticamente gli ebrei fuggiti prima dagli altri paesi in Spagna e poi dalla Spagna in Italia. Questo è interessante perché gli ebrei portano anche ovviamente i loro rabbini, i quali insegnano l'ebraico antico e la cabala, che è la magia ebraica, agli intellettuali umanisti. Gli umanisti, più di 50 umanisti italiani, studiano a lungo l'ebraico e la cabala con maestri ebrei, con i rabbini ebrei. Ecco, una delle chiavi d'accesso, non l'unica, alla cultura rinascimentale, che vede, guarda caso, irrompere la magia, l'esoterismo, il corpo ermetico e rappresenta di fatto una drammatica crisi e uscita, in un certo senso, dalla visione del mondo cristiano fino a quel momento dominante. Ma il fortissimo afflusso di comunità ebraiche, fra di loro legatissime, anche se in città molto lontane e diverse, sia in Italia che all'estero, porta anche un aumento della presenza dell'usura. L'Italia, che ha raggiunto la fioritura straordinaria, vede aprirsi dappertutto questi banchi di usurari ebrei. Chiedo scusa. E ad Ascoli? Ascoli è una città che ha avuto uno sviluppo enorme, è arrivato a 70.000 abitanti,
con il circondario, è una città affluente, l'industria della seta prestigiosa, l'industria della seta nota a livello mondiale, ha un'industria di orti molto importante, e ben presto riceve una fortissima comunità ebraica. Gli usurai ebrei prestano con questi tassi molto forti, ma attenzione, prestano solo dietro consegne di pegni. Se si andava dall'usuraio, si portava un vaso d'argento, dei gioielli o dei vestiti eleganti femminili, l'usuraio li stimava, rilasciava del denaro e ritirava il pegno. Quindi, di fatto, gli usurai erano una specie di banco dei pegni privato, e chiaramente abbiamo i verbali di centinaia e centinaia di persone che si indebitavano con questi usurai e che di fatto spesso poi si finivano in guai sempre più grossi. Perdevano i pegni, subivano vari tipi di inganno, per esempio moriva il debitore che aveva pagato il debito, l'usurario chiedeva agli eredi di pagare il debito che era già stato pagato. Nella confusione di passaggio di consegne dopo la morte, spesso pagavano due volte, oppure trattenevano dei pegni molto preziosi a cui tenevano, trovando sotterfugi per non restituirli. C'erano moltissimi abusi. E di fatto, anche perché non va dimenticato che queste comunità non sono ancora nel ghetto, sono di fatto i ghetti arriveranno a metà 500 circa, soprattutto sotto Sanzio V e il Papa precedente, ma non dimentichiamo che la comunità ebraica è legata al Talmud, e che il Talmud, questo è un po' il segreto che spiega l'usura, il Talmud prevede una sorta di doppia morale, cioè l'ebreo non può ingannare o prestare usura all'ebreo, ma può prestare usura e ingannare, se non c'è pericolo per la comunità ebraica, al goyim, al cristiano. Quindi, consapevoli di questo, i frati francescani soprattutto, è interessante notarlo, i frati che hanno della povertà la loro bandiera, e in particolare ad Ascoli, Fra Domenico da Leonessa, beato Fra Domenico da Leonessa, capiscono che bisogna fare qualcosa. Vedono il popolo, soprattutto la gente più povera, più umile, i contadini, in mano praticamente ai grandi usurai, e non solo, lo stesso comune di Ascoli a volte si indebita, chiede soldi per pagare le tasse o fare la guerra. Gli stessi signori, i nobili, spesso non contraggono grossi debiti, a volte il vescovo stesso. Quindi un po' tutte le autorità, oltre al popolino, si indebitano con i grandi banchi, diciamo, degli usurai ebrei. I francescani iniziano a questo punto a pensare, con questo grande francescano, Fra Domenico, a creare qualcosa che permetta alla povera gente, soprattutto, di sfuggire a questa morsa dell'usura ebraica. E così viene fondato il Monte di Pietà di Ascoli nel 1458, che ha una struttura geniale nella sua semplicità. Anziché dare un pegno all'usuraio ebreo, lo dà al Monte di Pietà. Il Monte di Pietà riceve un pegno, un esperto stima il valore del pegno dato e può lasciare una quantità di fiorini o ducati o quello che sia proporzionata al valore del bene. Quindi la persona portava dei cristalli, uno specchio, un vestito di seta, delle collane, dei gioielli, venivano stimati, catalogati, veniva rilasciato un verbale di questa transazione, si davano i soldi e c'erano regole molto semplici. Parlo del Monte dei Paschi, di Pietà di Ascoli proprio. Le regole erano sostanzialmente queste: si poteva prestare solo a poveri, non a ricchi o a persone abbienti, solo una volta all'anno, non si poteva ricorrere più di una volta all'anno al Monte di Pietà, e il pegno andava ritirato entro 6 mesi, cioè il debito andava saldato entro 6 mesi, se no sostanzialmente veniva venduto all'asta, si facevano degli annunci pubblici e il monte vendeva i pegni scaduti. Se però, pensate a questo particolare che è proprio tomista, se però il pegno veniva venduto a un prezzo superiore ai soldi dati al debitore, il guadagno in più veniva restituito al possessore del pegno originale. Quindi se uno specchio
era stato preso un pegno per 10 fiorini, ma poi quando era venduto all'asta fruttava 13 fiorini, i 3 fiorini in più erano andati alla persona che aveva perduto il pegno, proprio per evitare un lucro del monte. Il monte non poteva lucrare, a lucrare doveva essere in questo caso colui che aveva perso il pegno. Come nasceva il monte? Nasce grazie a un convento che viene adibito a monte e al fatto che molte persone pie e soprattutto ricche di Ascoli concorrono a dare la quota di capitale iniziale, perché un monte vitale è partire con una quota iniziale che si permette di avere qualcosa da dare, che viene a chiedere un prestito. E quindi c'era un forte concorso di popolo, la parte più ricca e più nobile, insomma, che aveva mezzi finanziari, portava dei soldi che poi in vari modi eventualmente potevano anche essere restituiti, ma erano anche proprio donazioni. C'erano persone che lasciavano i loro averi perché morti senza eredi, lasciavano il loro campo, lasciavano i loro terreni, si poteva lasciare tutto al monte. E il monte poi, con questo monte appunto, monte di beni che qualcuno gli ha dato all'inizio, iniziava a fare prestiti a tutti i cittadini che ne avevano bisogno. Questo è un po' il cuore del nostro monte di pietà di Ascoli. La provincia dei funzionari a governarlo, di numero variabile, uniti a due notai, a un camerlengo e a funzionari legati agli ordini religiosi. Badate, tutti i soldi erano tenuti in casse chiuse con tre chiavi, una ai notai, una agli amministratori e una ai frati che erano preposti al convento. Quindi si verificava con le tre chiavi che i soldi potevano sempre gestire la presenza di persone appartenenti a gruppi diversi. E questo monte ha una storia grande, gloriosa, che però dura relativamente poco, almeno nella sua fase più viva, circa un secolo, perché attorno al terzo decennio del Cinquecento entra una profonda crisi dovuta a vari fattori, la crisi di Ascoli che ha delle guerre civili intestine terrificanti, uccide un legato papale a un certo punto con conseguenze drammatiche per Ascoli, viene degradata, perde i castelli, insomma ha molti problemi, una città focosissima, sembra impressionante la storia di Ascoli, c'erano litigi, lotte intestine terrificanti, zuffe di 700-800 persone che con spade, bastoni si affrontavano, si picchiavano, cose che noi oggi facciamo fatica a immaginare, ma nel Medioevo, vedete, ce l'hanno presentato con l'età di così, di belle statuine, di persone solo devote, pie, erano anche pie, ma l'uomo veramente pio è un combattente, è un soldato, se non è una persona così insignificante. E quindi c'è una storia che fa impressione, fa capire cos'è stato il Medioevo, grandissima energia. Da lì viene poi il viaggio verso l'America, verso il nuovo mondo, verso i posti più lontani, non dimentichiamo, un mondo incredibilmente coraggioso. E per fare breve, il banco decade pesantemente, si è però diffuso in tutta Italia centro-settentrionale, dove più forti erano le comunità ebraiche, lì si diffondono i banchi. Sto per concludere, vanno le grandi città del centro-nord, soprattutto grazie a un santo straordinario, San Bernardino da Feltre, che, come voi sapete, è considerato uno dei più grandi oratori della storia della Chiesa, è un predicatore straordinario. E era piccolino di statura, ma grande santo, grande asceta, grande mistico, pare quando parlasse la gente accorreva anche da tutti i posti, anche più lontani, perché parlava il grande Bernardino da Feltre. Parlava, predicava anche gli ebrei, perché le leggi dello Stato Pontificio prevedevano durante la Quaresima gli ebrei erano obbligati in piazza ad ascoltare una predica del grande San Bernardino. E sapete come andavano gli ebrei a queste prediche? Con dei tappi di cera negli orecchi per non convertirsi e non sentire questo grande predicatore. Conoscendone l'incredibile vis oratoria, avrebbe convertito le pietre. Gli ebrei, arriva il grande San Bernardino, tappi di cera ai bambini e agli adulti per non sentirlo, temendo che sentirlo fosse anche pericoloso. E ad Ascoli, fra l'altro, c'è la storia di un enorme numero di conversioni di ebrei. Moltissimi ebrei si convertono sinceramente, chiedono il battesimo, vengono catechizzati, alla morte lasciano tutti i loro beni alla Chiesa. Quindi non dimentichiamo mai, non impostatizziamo, non reifichiamo le persone.
ebreo, era un usuraio, ma poi si pentiva, si convertì e diventava un santo magari. E c'è un fior di santi che erano stati ebrei, Santa Teresa era di famiglia ebraica, San Giovanni della Croce lo stesso, quindi stiamo attenti a non reificare le persone. E in questa intensità spaventosa del Medioevo è fatto di fuoco, è fatto di energia che io dico al confronto con i morti, c'era anche la confessione, è questa. E San Bernardino porta i monti di pietà in tutta Italia, aperto banchi dappertutto, ma ci sono dei nemici. Gli agostiniani, un grande agostiniano contro il monte di pietà di Ascoli, scrisse il libro Monte Impietatis, monte dell'impietà, giocando sulle parole, perché riprende le vecchie condanne dei padri della Chiesa. I domenicani, con il Cayetano, che è un importantissimo domenicano, attaccano i monti, ritenendo quel piccolo lucro 2% fosse usura, mentre non lo era, in base a questo 78-71 maggio. Insomma, una storia affascinante e questa Ascoli incredibilmente intensa, troppo intensa, alla fine si autodistrugge praticamente, eccesso di intensità. Ma concludo leggendovi, l'avevo promesso, una breve poesia, e spero di non aver rubato troppo tempo, ho cercato di stare nei 45 minuti. E questa poesia è di Ezra Pound. Ezra Pound è vissuto 20 anni in Italia, è sepolto a Venezia, è stato 10 anni in un manicomio criminale dopo la guerra, perché per 20 anni aveva appoggiato il regime fascista italiano tenendo dei programmi alla radio in lingua italiana che parlava perfettamente. È il più grande intellettuale, il più grande poeta americano del secolo, insieme a Thomas Eliot, è il maestro di Thomas Eliot, tra l'altro. È interessante notare che era non credente, non era cristiano, cultore di esoterismo, membro di società esoteriche, come quasi tutti gli intellettuali inglesi, ma cultore anche di Dante. E per paradosso, dalla sua prospettiva, una figlia illegittima italiana che ebbe in Italia, intervistata, disse: non ho mai visto mio padre fare il segno della croce in tutta la sua vita, per capire che era assolutamente non cristiano. Ma non era cristiano, ma non era anticristiano. E curiosamente, Ezra Pound capisce l'usura meglio di chiunque altro. È il grande cantore del Novecento della lotta contro l'usura. E da poeta profondissimo, conosceva la cultura cinese poi in modo spettacolare, Confucio come San Tommaso, nel senso che Confucio vede la realtà. Capite? Permettete questa parentesi che faccio con molta simpatia. La differenza non è fra cristiani e non cristiani, credenti e non credenti, medioevo, età moderna. La differenza fra le epoche e le persone è questa. Le persone che vedono la realtà e chiamano gatto il gatto e cane il cane, e le persone che magari sinceramente non la vedono e chiamano il gatto in un altro strano modo e vivono in un mondo di idee o ideologie che con la realtà non hanno niente a che fare. È famosa la battuta che dice che la Sorbona, San Tommaso, è un po' un mito, non è vero, però è un po' un mito simpatico, agiografico. Prima di ogni lezione, ripeto, è agiografico, prendesse una mela e diceva: questa è una mela, chiunque pensa che questa non è una mela, lasci quest'aula. E era battuta, sì, io ho fatto intanto un classe per scherzo ai miei studenti, perché allora dico sempre: ragazzi, mi dispiace, sto per ferirmi, ma io chiamo gatto il gatto e cane il cane, non posso chiamare questa cosa qui in un altro modo. La differenza non è fra credente e non credente, è fra persona che è radicata nella realtà, ama la realtà, vede la realtà e chiama le cose col suo nome. E gli altri, i gretini da Greta Thunberg, i gretini o similari, le persone schiave dell'ideologia. E il potere ci vuole schiavi di un'ideologia, non importa quale, va bene tutto, purché sia un'ideologia. Purché sia un'ideologia, quindi un modo per distaccarti dalla realtà, non farla vedere più, va bene. E Ezra Pound era un realista, chiamava gatto il gatto, e mela la mela. E da realista scrive la più bella poesia contro l'usura, e con questa poesia vi lascio. Il titolo è Contro l'usura. Gli americani, dopo la guerra, lo arrestano, lo chiudono a Pisa, in una gabbia di scimmie dello zoo di Pisa, apposta, per umiliarlo, lo imprigionano allo zoo di Pisa, dopo lo portano in America, lo processano, lo dichiarano pazzo perché ha appoggiato il fascismo,
e lo chiudono 10 anni in un manicomio criminale. È la più grande poeta americana del secolo, è uno dei più grandi della storia. E un enorme numero di intellettuali, vedendo questo scandalo, scrive, fa di tutto, petizione, alla fine gli americani lo fanno uscire dal manicomio. Lui torna a Venezia e muore a Venezia, adesso si è ferito a Venezia, perché amava moltissimo l'Italia. E Ezra Pound scrive questa stupenda poesia, è contenuta nei Cantos, la sua grande opera poetica sono i Cantos. Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso, arpes et lutz, e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine, non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere e vendere, presto e con profitto, peccato contro natura. Il tuo pane sarà staccio vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena. Si priva lo scalpellino della pietra, il tessitore del telaio. Con usura la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono. Peggio della peste è l'usura. Spunta l'ago in mano alle fanciulle e confonde chi fila. Pietro Lombardo non si fe con usura. Duccio non si fe con usura. Né Piero della Francesco Zambellini, né fu la calunnia dipinta con usura. L'angelico non si fe con usura, né Ambrogio de Predis. Nessuna chiesa di pietra viva firmata Adamo me fecit. Con usura non sorsero sentro fin e sentilea. Usura arrugginisce il cesello, arrugginisce arte artigiano, tarla la tela nel telaio. Nessuno apprende l'arte.